Esse foi you. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4. Oggi è un video un po' diverso dal solito. Ultimamente avevo voglia di ributtarmi ad esplorare vita ecologica, un'espansione che ormai, quanto ha? Due anni? da quando è uscita diciamo che inizialmente non ero io stessa convinta non mi aveva entusiasmata ricordo però che ero felicissima per quanto riguarda la modalità compra costruisci perché mi era piaciuta tantissimo così come tipo il cas per quanto riguarda alcuni elementi però per tutto il discorso poi sull'ecologia la trovavo difficile non l'avevo capita poi mesi dopo dall'uscita anche lì eravamo in pieno lockdown ricordo che eravamo sotto Natale, io ero dai miei genitori, mi portai il portatile e eh, anche lì, mossa dalla voglia di esplorarla, così una partita rilassante, senza mh, storia, proprio per esplorarmi l'espansione. Ricordo che una volta che avevo capito tutta l'ecologia, mi ero anche appassionata, l'ho iniziata ad apprezzare tanto. Poi non chiedetemi perché. E che fine abbia fatto quella partita, perché ad oggi non ho capito come ho fatto a sovrascrivere un salvataggio al posto di quella partita. Quindi quella partita è andata persa. Io ad oggi non riesco a capire come ho fatto, perché non mi era mai successo. Eppure sono sempre molto attenta. E quindi in questo periodo mi era venuta voglia di nuovo di, ecco, riesplorare... L'espansione è di crearmi una vera casa ecologica in tutto e per tutto. Infatti, ad oggi non voglio limitarmi soltanto a farvi vedere la casa di cui parentesi sono tantissimo orgogliosa e soddisfatta di come mi è uscita. E pensate che tutto è tutto iniziato da zero simoleon perché non mi sono di certo resa la vita facile, ma volevo proprio una bella sfida. Zero simoleon lotto vuoto, in pieno inquinamento industriale, questi due poveretti avevano soltanto una tenda da campeggio. Basta. Ma la sfida era sì ardua, ma loro, cioè poi hanno creato tutto questo. Come avete potuto vedere da Macinima iniziale, respira l'aria fresca e crogiolati ai raggi solari. Ed è bellissimo adesso, è bellissimo e pensate che in inverno perché le aiuole sono un po' spente nei colori? Perché altrimenti hanno dei colori super sgargianti, questi fiori rosa, azzurri. Meraviglioso! Veramente è bellissima. Evergreen Arbor. E una volta che appunto l'avete capita, l'apprezzate tantissimo. Infatti, io adesso adoro questa espansione per dirvi, magari dopo mi soffermo su tutti i singoli elementi che ho utilizzato. Che cosa ho fatto per rendere una casa veramente eh, verde. Intanto, vi mostro le bollette. Noi spendiamo 847 di bolletta, risparmiamo 2200. Io qui ho messo conserva, inizialmente vendevo, però metto conserva in modo che, bene o male, ho sempre una riserva di acqua e di luce, quindi non è che me la consumo tutta eh, nel, nello stesso momento. Adesso le luci sono tutte quante accese, ma sono in stop per mostrarvi la casa. Poi la spengo perché. Uso l'elettricità vera e propria soltanto quando mi serve, altrimenti qui si vive al lume di candela, ragazzi. E io amo. Allora, l'idea iniziale quando ho iniziato a costruire la casa, che poi io ho aspettato di avere un bel gruzzoletto, era di creare una sorta di container, quindi un rettangolo ed era il mio container, e doveva dare quell'idea, visto che qui intorno vedete ci sono e, e che poi che bello che hanno i pannelli solari inizialmente non ce l'avevano quindi l'hanno resi un po' più carini e soprattutto eco sostenibili quindi questo è diciamo il container e uh, loro hanno costruito accanto questa specie di casa prefabbricata quindi questa era la mia idea iniziale ovviamente non ho usato il materiale da container perché quello è industriale e tutto il materiale che ho usato è verde qui sopra, ecco vi faccio vedere la visione dall'alto, mi è piaciuto eh, ricreare un abbaino per farci entrare tanta luce naturale, proprio perché eh, non voglio sprecare luce eh, elettrica, e ci sono tanti bei finestroni grandi, vedete, bellissimi, questo qui poi è dell'ultimissimo kit uscito con quello del deserto, mi piace tantissimo questa forma, e ho sfruttato ogni, ehm, ogni superficie per metterci i pannelli solari in questo caso questo era ecco, una copertura per le corde poi ne ho messi due perché qui veramente si usa soltanto la tinozza e alle volte i panni sono tanti quindi approfitto delle belle giornate di sole per metterci più panni possibili a stendere il terrazzo è dedicato al giardinaggio quindi trovate spezie, e ortaggi e frutta che loro poi... Mangiano. Quindi la spesa la fanno sì, ma raramente. Soltanto quando ecco mi manca farina, zucchero, latte e uova. Capite? Quindi anche lì cerchiamo di risparmiare sulla spesa e ho messo anche dei pannelli solari da terra perché appunto è un aiuto in più e poi avevo lo spazio ho due raccoglitori di rugiada questo in realtà che è un po' rotto, un po' vecchiotto me l'ha sbloccato lui per il suo lavoro lui è un tecnico ambientalista l'altro è qui però sono entrambi quelli che non costano tanto quindi tra poco che avranno un po' più di soldi metterò quelli che costano di più e che quindi mi accumuleranno più acqua poi ho messo gli insetti anzi qui devo aggiornare gli insetti è normale dopo un tot gli insetti muoiono e voi mettete altri in modo che poi vi raccogliete eh, il biocombustibile potete anche raccogliere farina e altre cose che vi producono però io lo faccio semplicemente per il biocombustibile perché è un aiuto in più in casa sempre per quanto riguarda l'ecosostenibilità poi abbiamo giusto due alberelli di limone e melo come ho fatto a coltivare la carne? In pratica, sempre per quanto riguarda il suo lavoro, eh, a un certo punto potevo aggiornare questi vasi eh, verticali eh, per produrre la carne se mi stanco, io posso riconvertirli con piante. Quindi tolgo la carne e rimetto le piante, però ecco anche questo è un aiuto per guadagnarci un po' di soldi rivendendovi la carne, oppure ve la mettete in frigo e potete utilizzarla. Per quanto riguarda invece questi vasi, li ha costruiti lui al fabbricatore. Questa è una cosa che si sblocca con il suo lavoro e intendo il ramo tecnico ambientalista, perché l'altro ramo è urbanista. L'urbanista poi vi andrà a fare altre cose. Io vi parlo in base a quello che è il suo ramo di lavoro, tecnico ambientalista. In pratica lui a questa sorta di tablet su cui può abbozzare delle invenzioni ecosostenibili. Una volta fatto il progetto, va nell'inventario. Bisogna vedere la qualità del progetto, se è passabile. Potete mostrarlo al Sim, e, e mostrandolo. Poi potrete modificarlo per renderlo almeno di qualità buona o eccellente. Più avete logica, più i progetti saranno eccellenti o straordinari e verranno apprezzati dal municipio. Perché tramite la cassetta postale. Uh, adesso lo dovrei far vedere tramite lui ecco invia allo studio le soluzioni innovative in questo caso lui ha questo progetto eh, eccellente lo invia dopo qualche giorno avrete il risultato eh, o vi danno soltanto 200 simoleon che è buono che è stato apprezzato approvato oppure vi sbloccano le vostre invenzioni in questo caso, questa, um, questa fioriera, che poi lui me la produce qui. Infatti, lo può fare solo lui. Lei no, eccola qua, la fioriera idroponica. E al momento ho sbloccato soltanto questa. Ed è ecosostenibile perché le piante sono continuamente uh, innaffiate perché trattengono l'umidità. E quindi io non spreco l'acqua per innaffiarle. Così come queste fiori verticali, lui l'ha aggiornata e ha aggiunto ehm, l'innaffiamento automatico. Quindi, io non spreco più acqua, innaffio in pratica soltanto questi due alberi e basta. Qui c'è una bella porta finestra visto che siamo in alto, rimaniamo qui. Uh, poi vedete il cancelletto, semplicemente perché quando invito gli ospiti, nonostante le porte e i cancelli in basso sono tutti bloccati, quindi gli ospiti possono andare sì in salotto, cucina e bagno, e non altrove, però vengono sempre qui sopra per le piante, perché anche questa porta è bloccata per gli ospiti. Allora a questo punto ho messo un cancelletto, in modo che gli ospiti non mi vengano più in alto, quindi... Potrebbe essere un escamotaggio. Ovviamente, per metterlo, dovete usare il move object on perché lo spazio è troppo piccolo, però funziona. Allora, rimanendo qui in alto, io ho creato questa stanza dedicata appunto al lavoro, quindi alle cose da creare. La maggior parte dei mobili è stata creata anche da loro, come questo tavolino, dove io ho appoggiato le candele create da loro, perché mi piaceva creare questi angolini pieni di candele. Quindi c'è il, il tavolino per creare le candele. Poi questo per creare i succhi, due fabbricatori perché comunque per i loro lavori lo usano entrambi, mi servono. E poi al centro la manualità perché lui più che altro ama fare statuine in legno, ma giusto così. Infatti le, le sfrutto per i mercatini. I finissoni sono talmente grandi che li ho sfruttati per metterci questi reggi candelette usciti con un giorno alla spa. E mi piace tantissimo l'effetto che danno. Qui invece ai lati ho messo giusto questa tenda, sembra del kit uh, del deserto, l'ultimissimo, che poi abbiamo avuto anche gratuitamente. Come luci, oltre alle candele, abbiamo qui uh, questa sorta di lucciole e basta, perché poi al centro sapete che c'è questo abbaino. Ah, eh, anche qui sotto abbiamo un pavimento verde, tutto questo verde che vedete non è erba vera ricolorata, no, è il pavimento uscito con vita ecologica che dà l'impronta ecologica verde. Quindi sotto il tetto, perché inizialmente c'era solo l'erba verde, io poi ho aggiunto il tetto, in modo che mi aiuta sempre di più con... Ehm, eh, come si dice? L'elettricità. Mi aiuta a conservare più elettricità possibile. Quindi io uso tutti questi escamotage. Ok. Poi andiamo giù. Allora, innanzitutto, eh, diciamo così, con il fatto che questo deve essere un container, le camere, entrambe le camere, hanno anche la porta dall'esterno, quindi hanno doppia entrata. In questo caso qui hanno giusto una, una panchina se vogliono soffermarsi, qualche chiacchierare, così. E questa è la porta per la camera da letto. Però noi adesso entriamo dentro. Abbiamo i, i secchi per la raccolta differenziata e ok. Va bene, appena si entra, questo è il piccolo ingresso decorato con un porta e porta ombrelli. Il mobile, vi racconto anche quelli che mi hanno trovato nei cassonetti. Perché il bello è che in questa partita. E Rispetto alla prima, la prima volta che ho giocato, quando raccoglievo le cose nei cassonetti, il gioco mi aiutò tantissimo perché mi, mi faceva trovare cose costosissime come forni, computer ultra costosi, televisori, uh, i letti ultra costosi, cioè tutte cose che io ricordo la casa venne fuori in un modo molto veloce. Questa volta, no, la maggior parte dei mobili io li ho conservati per usare appunto in quella che è poi adesso casa. E le cose che ho rivenduto inizialmente, al massimo, erano cose di 500 simoleon, altrimenti trovavo soltanto sedie, panchine, ehm, quadrettini. Mm, eh, lei trovava la maggior parte delle tinture che io mi sono conservata e va bene quindi ho detto ok perfetto questo mobile io me lo sono pulito e l'ho conservato era proprio di questo colore verde salvia e l'ho lasciato questa pianta l'ho trovata nel cassonetto me la sono lasciata ho comprato questa cucina la volevo industriale di questo bellissimo legno perché ormai questo, questa sorta di cucina ha tante colorazioni e questa colorazione è bellissima perché dà proprio l'idea di un legno naturale con il tempo l'ho arredata. Tutti gli elettrodomestici sono stati aggiornati. Come vedete, il frigo ha l'impronta ecologica verde. però anche il forno ha il dispositivo a risparmio energetico. Così come i fornelli, il lavandino. Tutto, tutto è stato eco-aggiornato. Vedete, hanno il prosciugatore. E, e ok, quindi è tutto verde in questa casa. Di qua abbiamo il caffè, i gelati e, vabbè, la macchina del tè. Eh, poi eh, qui è tutto aperto, quindi abbiamo una credenza con tutte le cose carine, piante ovviamente, perché qui le piante non possono mancare. Poi mi piaceva tantissimo come ci stava questo. Tavolo e sedie è stato prodotto da lei, che lei è un'artigiana, con il colore verde salvia, così come questa lampada prodotta da lei. Questo è il salotto, ragazzi. Quanto mi piace. Allora, in questo caso i divani li ho comprati perché mi piaceva eh, questo divano fatto sempre con legno naturale e poi queste poltrone. Il tavolino è di Aredi da sogno perché riprende con il verde salvia. E mi piaceva il mobile di vita ecologica. Sfortunatamente non sono ancora riuscita a trovare il televisore vintage. Infatti in questa casa ancora non c'è il televisore. Ma ragazzi vi giuro che voglio trovarlo con il cassonetto. Non voglio trovarlo, cioè non voglio metterlo con il debug. Troppo facile. Così come le biciclette. Voglio trovarle con um, i miei mini cassonetti. Qui c'è la stufa che è l'unica cosa che è industriale perché purtroppo non posso aggiornarla per renderla verde, però visto che ormai cioè, noi abbiamo un impatto verde, non consuma perché è l'unica cosa, quindi con tutto il verde che c'è in questa casa, figuratevi questo me l'ha costruito lei con una decorazione da muro questo l'ho trovato nel castonetto e con i colori è perfetto e poi intorno alla porta questa è la porta che va nel bagno e agli, agli ospiti interessa solo questo e basta perché gli ospiti non vanno nelle camere è tutto bloccato e ho creato questa sorta di librerie con tutti i loro oggetti, tipo le candele fatte da lei. Qui c'è il set di cucito, portapenne, altre scatole, carillone, insomma, la manina della bimba. Insomma, tutti ricordini loro. E questa è la targhetta che lei mi ha vinto con una promozione sull'artigianato. La scrivania potevo costruirla fatta da lei, ma mi piaceva troppissimo questa perché sembra anche questa una sorta di fai da te fatta in questo modo e questa me l'ha fatta lei questa luce poi ho messo la candela l'altra candela decori e ok questa sedia che riprende tantissimo questa sorta di verde perfetto poi il bagno facciamo così è così allora c'è una pedana visto che la, la casa è rialzata su una pedana allora questa è la porta che va nella cameretta e questa è la porta che va nella camera da letto. Quindi loro non devono passare sempre dall'esterno. Hanno comunque le porte all'interno della casa. Sulla piattaforma c'è il water con il mobiletto. E poi c'è la doccia vasca che è comodissima. Eh, ripeto, è tutto eco aggiornato. E qui eh, ci sono i mobili con il lavandino, e lo specchio, insomma, e tutti gli oggettini carini. Ragazzi, quanto adoro le camere. Allora... Cioè, guardate qua il letto, i comodini, ehm, l'armadio è stato creato da loro. Poi l'ho decorato in questo modo con tutti i loro oggettini. Smalti, creme, asciugamani, vestiti, scatole. Ok, qui ho creato questa sorta di angolino con il treppiedi, sempre con luci eh, che non consumano in casa, ma sono ecco, luci d'olio, candele. Uh, asciugamani set da mare questo specchio stupendo del kit di un kit massimalista comunque non so voi ma io i kit li sto usando tantissimo e questa decorazione da muro che invece mi ha trovato nel cassonetto e che comunque fa parte di vita ecologica poi sul letto ho messo questa decorazione sempre del kit delle piante però che è molto bella è troppo bella poi candele sveglia vabbè il tappeto fatto da lei ho visto queste tende, cioè ragazzi, amo, veramente amo. La cameretta è un'altra stanza che amo tantissimo. Vedete le piattaforme? Allora, questa casa delle bambole è una delle prime cose che loro mi hanno trovato nel cassonetto e che lei ha conservato gelosamente fato ha voluto che poi hanno avuto una bimba, perché ripeto, l'hanno avuto di questa colorazione. Se era un bimbo, cambiavo colore, lo mettevo più sul blu, perché ricordava un po' più lo spazio, mi piaceva di più, no? Invece è stato perfetto. Poi vabbè, questo l'hanno vinto, l'hanno sbloccato una festa di compleanno, io l'ho messo in questa parete per colorarla un pochino e anche perché riprende un po' i colori di tutta la cameretta. Qui, ho decorato la cameretta con questa carta da parati uscita con video da liceali e ho decorato così il letto ho messo qui sopra questo cuscino, qui questo mobiletto che lei man mano arricchirà con le loro cose questa bacheca, eh, menzolina, insomma a foto con i suoi amici, questo tappetone Um, qui colora alzo suo amico unicorno c'è l'armadio e c'è sempre un tavolinetto dove lei ci mette un carrellino anzi dove lei ci mette tutte le sue cose per creare e questa è la sua scrivania con la candela fatta dalla mamma queste lucine sempre foto con i suoi amici e, e questa è la cameretta bellissima poi si esce sul cortile esterno anche questo mi è uscito bellissimo. Uh, allora, questo è il camino del kit del deserto, così come questo tavolino su cui appoggio la, la, la brocca per fare limonate e te freddi. Ho decorato questa parete con uh, eh, questo decoro delle piante del kit delle piante, però l'ho ingrandito perché altrimenti era troppo piccolino. E poi vabbè, ho decorato la piattaforma che, che fanno da scale con mm, lanterne e piante. Vedete così? Qua c'è comunque una zona raccoglimento chiacchiere, anche perché, ripeto, in questa casa al massimo c'è la musica. Perché altrimenti si leggono libri, si chiacchiera tantissimo. E la bimba non ha mai il divertimento basso. Perché appunto o gioca con le bambole o colora o legge il libro con i genitori eh, o sta con gli amici. Qua ci sono gli scacchi, perché lui lo usa tantissimo per il lavoro, c'è eh, questo per riciclare. Lei è qui un attimo a meditare e adesso eh, questa zona verde è, in, è decorata in questo modo. Dico così perché in estate, con il fatto che la bambina era comunque una bebè, l'avevo decorata dipingendola con il, lo strumento sabbia. L'avevo messo un recintino con il cancelletto in modo che era tranquilla che la bimba non si spostava e quindi lei si è divertita a giocare con la sabbia, con la piscinetta. Aveva eh, sì, quello per, che spruzzava l'acqua, solo che poi l'ho sostituito. E c'era questa casa di cartone eh, fatta da loro: io faccio finta che è fatta da loro, che lei la usa all'esterno. Infatti, la casa di cartone estiva era dipinta con più un verde chiaro adesso invece che bambina e che siamo in inverno, l'ha ridipinta così con la neve, cioè io poi mi invento queste cose, vabbè lo sapete ragazzi come sono fatta io, e lei mi ha costruito questa pergola, quindi fatta con il fabbricatore, ho usato come vedete molto spesso la nuance noir, per fare legno naturale e il color nero, perché questa casa mi ispirava così, perché poi in fin dei conti sono mobili un po' sul moderno, e la zona giorno, Uh, qui che io ho usato il verde salvia, il verde menta che mi piace tantissimo, infatti anche il letto domestico riprende un po' quel colore. Quindi adesso c'è uh, il gioco uh, carte um, e lama per i bambini o per loro quando si radunano così. Vabbè, questo qua l'ha fatto lei per scuola la casa delle bambole e da pochissimo ho aggiunto eh, questo braciere perché, appunto, adesso che inizia a fare un po' freddino. Oggi è una bella giornata comunque, inizia a far freddino. loro comunque se ne vengono qua fuori. Avete visto, mangiano marshmallow. Comunque, chiacchierano, raccontano storie. Qui ho messo questa pergola mh, fatta in ferro, eh, uscita con Vita Ecologica. L'ho messa di colore bianco perché così era più carina. Con il Move Object, On, ho usato inserire queste lucine uscite sempre con un kit il kit dei bambini se non mi sbaglio se non mi ricordo male, e eh, lanterne con le candele ovunque per dare luminosità, ma poi vi faccio vedere come di notte quanto è bello. Poi ho messo il tavolo di vita ecologica perché mi piaceva tantissimo, e poi lo volevo grande, mentre lei mi ha fabbricato le sedie sempre con il colore noir in tutte le sedie, poi ho messo il barbecue, sempre del kit del deserto, perché è bellissimo, e ci ho attaccato il lavandino di stagioni con una colorazione che bene o male si sposa perfettamente e sembra tutto uno, vicino a questo barbecue e sempre con il Move Object On, ci ho attaccato eh, l'asciugamano rimpicciolendolo di uno, cioè ditemi se non è perfetto, sembra proprio tutto incastrato alla perfezione. Poi ho aggiunto questa, questo decoro, adesso vabbè inverno vi dico che non si nota, comunque questa qua è la lavanda. Ho cercato di riprendere tantissimo i colori visti qua fuori, quindi i fiori sono tutti sull'azzurro, su quel bel rosa, la lavanda, uh, vabbè poi c'è la sepe verde e qui c'è questo albero lavorato così e di qua gli, gli stessi fiori, stesse piante, poi c'è quest'altro alberello qui fuori. Questo bisogna riciclarlo. Qui fuori ho messo la pala eolica e anche questa è aggiornata con un parafulmine. L'ho aggiornato con parti ecologiche. Vedete qui c'è scritto parti ecologiche. C'era anche per il parafulmine. O lo mettevo normale oppure con parti ecologiche. E io l'ho fatto quello. Perché insomma se vi viene un bel temporale, cosa che qui viene spesso fortunatamente. Non solo voi, comunque, vi fate l'eccedenza d'acqua, quindi vi mettete da parte l'acqua grazie ai raccoglitori, ma lui attira i fulmini, quindi vi conserva tanta elettricità. È vero che poi si rompe, ma non fa niente perché, tanto bene o male, sia. La pala eolica che questi qui da terra dopo un po devono essere puliti o, a, eh, o riparati, ma va bene così. Tanto voi poi vi prendete i pezzi, riciclate e tutto cioè, fa, fa tutto parte del sistema. Un'altra cosa carinissima che adesso vi faccio vedere proprio dal vivo è che ho creato una sorta di mercatino, perché loro poi hanno iniziato così, eh? visto che loro dovevano imparare a ecco, fabbricare candele, mobili, tutte queste cose qua, quindi lei all'inizio non poteva tanto farmi gli ingaggi di lavoro, perché se pa partite dai livelli bassi potete fare o soltanto candela normale o eh, il tappeto, e delle bevande niente Quindi bisogna prima un attimo andare avanti con le abilità E allora visto che mi servivano dei soldini Allora iniziamo la vendita Tutte le cose che loro mi creavano Non solo mi facevano da abilità Anziché rivenderle per conto mio nell'inventario Ecco ho il mercatino Quindi appena io ho qualcosa da vendere Che siano adesso getti in legno, candele Più che altro faccio le bevande Perché è molto più facile crearle Molto più veloce Le creo questo e quindi si fanno dei soldini in più poi mentre lei è qui che vende ha ah, questa edera e del debug stava molto carina ecco sta arrivando già un primo acquirente vi faccio vedere un secondo allora innanzitutto ho usato vedete questa sorta di pergola eh, per metterci questi pannelli solari visto che il mio tetto è occupato non sarebbero mai entrati qua quindi mi sono inventata questo sistema il fatto del mercatino volevo dirvi che eh, mi dava fastidio l'idea che venissero persone in casa quindi io volevo un sistema che mi permettesse di fare sì il mercatino ma di lasciare le persone fuori quindi mi sono creata questo recinto tutto intorno. Ho messo il cancelletto bloccato ovviamente per gli altri, ed ecco qua, cioè eh, mi piace tantissimo. È la prima volta che mi viene un'idea del genere. Poi volevo farvi vedere che tutti i materiali usati sono di impronta verde quindi questo. Questo che dà proprio il senso di um, ecco, pannello pre, di casa prefabbricata, perché anche all'interno l'ho messo, di una colorazione più, più chiara, soltanto nelle camere. Oltre, vedete il pannello che ho messo, soltanto in camera da letto, ho messo un semplice, semplicemente un muro bianco. E in bagno, vabbè, ho messo um, sì, le, le mattonelle, però questo pavimento è verde. Così come questo parquet, state attenti, state attenti a questo perché non tutte le cose di vita ecologica sono verdi. Per esempio, questo dà una impronta ecologica industriale. Capite? Mentre questo qui da verde, e anche questo da verde, anche questo da verde eh, riduce la bolletta e va bene. Eh, così come il tetto. Allora, se noi vediamo i tetti. Questo dà, sì, ehm, elettricità Questo però dà un'impronta ecologica industriale Infatti mi ricordo nell'altra partita Io creai proprio un vero e proprio container Che poi era reso casa Però io usai questo Cioè quindi era pure tutto molto industriale e Questo invece ci dà l'acqua Mentre questo mi aiuta con l'elettricità <ride> E basta Tutto quanto, ecco, aggiornato Volevo dirvi anche questo con questi pezzi qui. Infatti, per rendere una casa veramente verde dovete usare gli eco aggiornamenti che purtroppo si fabbricano, non si comprano online, non si trovano online. Infatti loro, per esempio, non comprano niente di tutto questo, anche questa è la difficoltà del gioco. Ogni volta che mi serve da aggiornare io o li trovo nella spazzatura quando loro, ecco, vedete, hanno aggiustato una cosa, quindi mi trovano pezzi, oppure li fabbricano. Quindi anche qui io faccio il, il risparmio. Però ecco, per, per questo dovete soltanto fabbricarli. Oppure un altro escamotage che ho trovato io, che vi avevo anche raccontato in altre partite, era rendere uno spazio comunitario atelier andateci, aspettate, 1200, wow, le sgasate, sicuro le sgasate costano tantissimo, perché sono anche di livello capolavoro, aspettate che vi arrivano eh, le persone con le bancherelle, perché molto spesso vendono anche, tra le varie cose, le parti di eco aggiornamento, se per caso, allora, questo vi, ve lo sto dicendo, se per caso voi volete vivere in una casa verde ma non volete per forza avere due sim che vi fanno il lavoro di vita ecologica cioè non vi interessa niente, voi volete soltanto vivere con queste sfide e divertirvi eh, ecco, fuori dalla rete, con eh, una casa ecologica perfetto, eh, gli scambiutaci sono che dovete andare a comprare questo è. Poi ogni volta che veniamo controllati riceviamo ricompense perché eh, noi siamo conformi a tutti i piani d'azione di quartiere vigenti e eh, ci dicono sempre che le nostre bollette sono ridotte. Perfetto. Infatti l'ultimissima cosa che volevo farvi vedere è che ormai i miei piani d'azione attivi sono questi. Non penso che li cambio, o meglio potrei fare la rotazione questo qua perché io volevo. Le iniziative verdi fisse, cioè perché ormai qua la zona è migliorata, quindi perfetto. E poi volevo che ci fosse un giorno la settimana dedicato alla conservazione d'acqua, che sarebbe poi oggi il mercoledì, e se non mi sbaglio, il giovedì, conservazione di elettricità. E queste cose le voglio. Eh, prima di questo c'era il giardinaggio verde e soltanto da pochi giorni ho messo questo qua: i tuoi domestici ecologici. Quindi ecco, questa è un'ultimissima cosa che volevo anche dirvi. Quindi ricapitolando, in questa casa come tratti del lotto abbiamo accogliente, giusto perché volevano aiuto con cucina, vabbè, manualità e giardinaggio. E poi ho messo i tratti proprio che mi avrebbero aiutato, come il geotermico per quanto riguarda l'elettricità e pozzo naturale per l'acqua. Sono comunque un aiuto in più. E poi ho queste sfide, riduce e ricicla fuori dalla rete vita semplice per finire il discorso e anche per darvi una sorta di mh, recensione su vita ecologica a me piace tantissimo una volta capito il meccanismo vi divertite l'apprezzate e se per caso volete sfiziarvi volete provarlo avendo una coppia di sim ecologici Attende all'ambiente. Insomma, è veramente l'espansione perfetta. E potete anche applicarla in altri scenari, tipo un, in una vita in campagna, a mare, fare una casa ecologica ecco a Sulani. Cioè, non siete costretti a vivere per forza ad Evergreen Arbor. Io, però volevo riportare il verde qui, aggiustarla qui. Potarsi, pure che andando avanti con le generazioni, me ne vada a Sulani. E con un ambientalista io la faccio vivere una casa ecologica in tutto e per tutto. Insomma, questo. Bravissima. Finite. Eh? No, ci sono le altre in realtà. Ok, dai, tanto quasi finito. Insomma, questo. Allora fatemi sapere cosa ne pensate della casa in sé, cioè mh, calcolate che è nata da zero, eh? io non avevo un vero, un vero e proprio progetto, volevo però che rappresentasse sì una casa prefabbricata mh, sul moderno ma non troppo e mh, sicuro al 100% la maggior parte delle cose costruite da loro. E, e niente, io sono tanto orgogliosa, mi piace troppissimo. Ditemi cosa ne pensate di questa espansione: se l'avete capita, se anche voi, soltanto dopo, con il tempo, poi l'avete apprezzata, se la usate o se non ve ne frega niente. Perché ci sta anche questo. Io spero che questo video vi risulterà veramente utile, che sia anche una sorta di guida agli oggetti, a come utilizzarli, a come fare, se vi è qualche dubbio scrivetelo nei commenti che vi rispondo, magari ecco mh, non ho pensato a qualcosa o non lo so, <ride> che altro manca e, e niente dai, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, noi ci vedremo al prossimo, tanti i piaci e commenti, ciao!